Buongiorno ragazzi, faccio un video nella specie di poesia di riflessione. Io mi pento, però lo volevo fare in diretta, però la diretta mi dà problemi perché il segnale non è sincronizzato. Faccio qua direttamente, registro il video, poi lo metto online. Guardate questo video, se potete vedere, altrimenti andate a fanculo. In pratica, io mi pento, sì, mi pento che ho sprecato tanti anni con mio fratello, non averci parlato, pieno di assio, di rancore. Mi pento che ho sprecato tanto tempo, invece adesso, per fortuna, grazie a Dio, ho parlato che non è mai troppo tardi. Ho fatto pace con lui, sto in buon rapporto e ci parliamo. Andiamo a fare un cocktail insieme, una bolletta insieme. E grazie a Dio non è tardi, ho scoperto di avere un amico in più. Ringrazio Dio, mi pento di aver sprecato tempo, diciamo, a litigare con mia madre, a farla arrabbiare, nonostante i problemi che aveva. Scusate la barba, devo tagliare la barba, ma tagliare la barba, promesso. Per tagliare la barba i capelli. Comunque, sta di fatto che grazie a questo ho imparato che mia madre non è mai troppo tardi, finché c'è vita c'è speranza, ci ho fatto pace, comunque con mia madre, e la sto facendo arrabbiare il meno possibile. Sono in buoni rapporti pure con lei. Quando siamo facili con mio fratello, lei sta bene. E sta bene anche con me. Mi pento di aver sprecato tante occasioni, di aver conosciuto belle persone, persone speciali, e poi l'ho sprecato come un coglione per il mio comportamento, per le tante cose, non l'ho saputo tenere strette, me ne pento. Però, questo, però penso una cosa, che nella vita chi vuole esserci c'è, chi vuole essere c'è, chi vuole esserci c'è. Quindi questo non è il problema. Cioè, penso che la vita finché ci si respira c'è sempre vita, finché si respira c'è sempre vita. Il passato non si può cambiare, ma si può sempre cambiare il finale della nostra vita.